Salve a tutti gamers, io sono Gaigan e vi do il bentornato in questo quarto episodio della serie Digimon Adventure su PSP. Durante l'ultimo episodio i nostri giovani eroi hanno trascorso la loro prima notte alla ghiaccio sull'isola di File e nonostante qualche piccolo incidente direi che ce la siamo cavata abbastanza egregiamente. Adesso abbiamo raggiunto la savana meccanica, chissà cosa ci aspetta. Il leader di questo episodio è Sora, mentre il gioco ci offre Matt e Izzy come personaggi secondari. Va bene, terremo Matt, la sua digievoluzione in Garurumon ci fa comodo. Cambiamo solo la formazione, inserendo una strategia automatica, almeno per il momento, vedremo in seguito se cambiarla. E iniziamo l'episodio. Sora in pericolo. あの歯車を追いかけてみない? 他にあてもないし、他に人間がいる手がかりが見つかるかもしれないしな。 ねえ、ソーラ! ピヨモン、どうしたの? 私はソラがいてくれればそれで安心。 そんなこと、今急に言われても。 ピヨモンは人懐っこいデジモンなんや。 ねえ、ソーラ、私と手をつなぎましょう。こんな甘ったれのデジモンとうまくやって。 Sì, Biomon inizialmente è davvero tanto appiccicoso, ma è importante che lo fosse, poiché rappresenta... No, ok. Kuwagamon, perché no? È tanto... Abbiamo affrontato un Monocromon, un Sidramon, che volete che sia un Kuwagamon. Ok, allora, andiamo con un fuoco magico su Numemon. Ah, accidenti, no, dovevo indigievolvere. Aia. Ok, bravi, ma Gabumon mettiamolo manuale, in questo modo cerchiamo di avere Garurumon al prossimo turno. Ora fa un bel colpo forbici, aia. No, la digievoluzione, eccola. 5 punti, Garurumon. Non costa neanche tanto. Oh, che bello lui. E chiudiamo lo scontro con un turbine rovente. Una tecnica veramente potente. Messo un nuovo livello, ok. Palla melmosa. E circuito guasto. Questo è nuovo o l'abbiamo già trovato? Ma non mi ricordo. Ecco altri elementi umani dell'isola. Oh. Lasciamo in pace questo Monocromon. E proseguiamo. Oh, che bel Numemon. No, via. Schifoso, brutto figlio di... A quanto pare la digievoluzione dura solo un turno. Cioè, solo uno scontro, ok. Beh, non ci serve comunque adesso. Fuoco magico su Mushroomon. E un bel attacco combinato. Mushroomon non è che un bel ricordino. Unghie distruttive, facciamo fuori gli ultimi due Numemon. Ok. Ma
Dai, dai, dai. Siete troppo resistenti. Fuoco magico. E abbiamo vinto. Come siamo fieri. Un Gomamon sale di livello e ottiene un attacco e un punto di difesa. Va bene. Stoffa soffice. Di qua si procede? Quindi vediamo un attimo da questo lato. Oh, qui non c'era niente. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh. Andiamo a sinistra. E porca di quella. Oh, fantastico. Una digitessera. Perché? 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 No, 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 non voglio. Ok. Non perdiamo troppo tempo. Ecco un altro Monocromon. Potremmo affrontarlo per un po' di esperienza, ma vorrei prima ripristinare i miei PT. Andiamo a migliorare il nostro Digimon protagonista. Abbiamo una difesa plus e velocità plus. Ah, ok. Perfetto, perfetto. Ehi. Via tu. Aiuto, Monocromon, tu non fare scherzi. Perfetto. Oh, un bel save point. Salviamo la partita. Salvataggio completato. Qui cosa abbiamo? Altri bei oggettini. Perfetto. Per adesso queste aree non si stanno rivelando troppo vaste. Certo, se potessimo muovere anche la telecamera. Oddio, ma pure un Kuwagamon nascosto. Ma dai, questa è proprio una bastardata. Uno pensa di affrontare un Numemon e ti ritrovi un Kuwagamon. Vabbè. In questo caso si va di digievoluzione. Turbine rovente, che è veramente spaventoso per quanto è potente. La Mega Meteora di Greymon, non me la ricordo così forte. Dovrò vedere un po' se mi ricordo male, perché sarebbe strano che ci sia un divario di potenza così grande. Ok, la battaglia è vinta. Oh, che paura. Una bella mini saetta. Oh, povero Numemon. Ma sì, attacchiamo direttamente per quello che rimane. Vai Garurumon. Che bello che è. E Biomon sale di livello. Un punto a tutte le statistiche. Buono, buono. Ma niente miglioramenti nella digitessera. Cosa fa Biomon se stiamo fermi un attimino? Vediamo. Oh, si mette a svolazzare. Che dolce. Allora, di qua cosa c'è? Un Kuwagamon, perché ovviamente un Monocromon. La telecamera è veramente stronza in questo gioco. Ti nasconde cose a ogni angolo. Tentiamo il Monocromon. Facciamo un po' di esperienza. Qua dobbiamo salire di livello, che non andiamo da nessuna parte con questi punti deboli. Fuoco magico. E ovviamente digievoluzione. Con la tecnica turbine rovente lo scontro dura veramente poco. Oh!
Non me lo ricordavo. Ok. Bene, va bene, sarà divertente. Sarà un po' più lungo del previsto. Fuoco magico. Ok. Cosa abbiamo qui? Zanna gelida, può causare trauma, può causare danni critici. Andiamo di zanna gelida. Ok. Ok, ok, mo viene giù, mo viene giù. Ha solo tanti HP. È una spugna. Andiamo, attacca Garurumon. Bravo. Voglio tanti punti esperienza per questo, eh. Peccato non poter vedere il livello del nemico. Non c'è un modo per, vabbè, per scannerizzarlo. Perché credo che abbiano livelli diversi questi Digimon selvatici. Ok. Bello Tentomon, lui ci prova, eh. Aia. Qui non posso fare più niente, attacca. Breccia, buono, buono. Magical Fire. Vai Garurumon. Abbiamo fatto? No, però ora sì. Vittoria sul filo del rasoio. E un Tentomon che aumenta di un punto attacco, due punti difesa. Tentomon è veramente il tank del gruppo. Ha una difesa altissima e un punto velocità. Un nuovo oggetto. Che cura, buono, buono. Andiamo a... No, 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 no. Tu eri l'ultima cosa che volevo avere. Aia. No, 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 andiamo via. Ok. Dobbiamo curarci prima. Poi possiamo affrontare altri scontri. Perfetto, siamo salvi. Di qua cosa abbiamo? Un'altra cassa. Qui ovviamente non vedo niente. E procediamo. Sì, va bene, Numemon. Ecco, ormai non vale neanche più la pena affrontare questi combattimenti contro il Numemon e Mushroom. Non ci forniscono neanche l'esperienza minima che valga il tempo del di tutto. Quante casse però. Tra poco ci dedichiamo finalmente a un po' di bella sintesi, dai. Ormai stiamo riempiendoci di oggetti che non servono. Di nuovo ni. E andiamo verso il villaggio, eccolo lì. Ah, ci siamo già arrivati. Guardate che bellezza. È un villaggio di Yokomon. Yokomon, tutti gli Yokomon sono miei amici. Potremmo chiedere loro se hanno visto delle persone nei paraggi. Ora che ci penso, prima ho visto qualcosa cadere dal cielo, sul monte panoramico. Poco fa abbiamo visto un ingranaggio nero. Potremmo essere vicini a quella cosa? Eh sì, a breve avremo la prima esperienza con i Black Gear. Come ti sei digievoluta, Biomon? Sono riuscita a digievolvere non appena ho incontrato Sora. Vuol dire che puoi digivolverti solo grazie a quest'umano? Deve essere perché voglio proteggere Sora con tutte le mie forze. Proteggermi? Per essere così appiccicosa, come può pensare una cosa simile? Ehi. E tu che Digimon saresti? Eh? Io?
Questa creatura si chiama umano. Un umano? Non è un Digimon? Sembra non abbiano mai visto altri esseri umani prima d'ora. Allestiremo un banchetto tutto per voi più tardi, non andate via. Oh, laggiù in fondo possiamo ammirare già il monte panoramico. Questi umani sono così grandi. Vorrei poterti ospitare a casa mia, ma non ci entreresti nemmeno. Vabbè, ci sono Digimon più grandi di noi, non è che siamo così fuori scala. Siete voi che siete piccolini. Siete soli in questo villaggio? Sì, ci siamo solo noi Yokomon, ma qui vicino vive anche Meramon. È un Digimon che protegge il monte panoramico. Meramon? Monte panoramico. Parli in modo strano, Biomon. È la lingua degli umani? Beh, abbiamo assodato che non hanno mai incontrato un altro essere umano in vita loro. Meramon. Come fai a sapere che si tratta di Meramon? Certe volte danno per scontati i nomi dei Digimon in modo impressionante in questa serie. Non dovresti aver mai incontrato un Meramon, dai. E ora porteremo tutti gli Yokomon alla nave. Ok, quindi questo è un momento pre-scontro. Oh, ecco un Yokomon. Questo Yokomon sta dormendo. Eh? Dove sono tutti? Cosa ci fa in un posto come questo? Stava giocando a nascondino con tutti gli altri, ma... Meramon è impazzito e sta correndo verso il villaggio. Sbrigati, raggiungi gli altri. Ok. Ci sono tutti? Potrebbe esserci ancora qualcuno che non è riuscito a fuggire. Prima di parlare con gli altri Yokomon, parliamo con i nostri compagni. TK, sbrigati, scappa al villaggio. Volevo aiutare anch'io gli Yokomon. Parliamogli con tranquillità. TK, devi scappare subito dal villaggio. Conto su di te nel guidare gli Yokomon al sicuro. Va bene, allora aspetterò fuori. Beh, questa era facile. Questa era piuttosto facile. Ce ne sono parecchi. Mettiti in salvo prima che arrivi Meramon. Ho paura? Non preoccuparti, io e Sora riusciremo a salvarvi. Davvero? Certamente, mettiti al riparo ora. Grazie. No, vabbè, questa frase la ripeterà ogni singolo Yokomon, si è capito. Mimi! Ultima volta Mimi ci ha costato un punto affinità. Stiamo attenti. Sora, dobbiamo scappare subito. Mimi, calmati. Ah, di nuovo? Vabbè, così però è troppo facile il gioco. C'è ancora un po' di tempo prima che le fiamme raggiungano il villaggio. Quindi se rimaniamo tranquilli andrà tutto bene. Sì, giusto, andrà tutto bene, grazie Sora. Così però gioco me la fai troppo facile. Allora. Ah, oddio. Un altro Yokomon. Non è il miglior posto per nascondersi. Pensavo di essere più al sicuro qui. Eppure io e Sora ti abbiamo trovato. Sì, hai ragione, forse questo posto non è davvero così sicuro. Ok, mandiamo anche lui dagli altri.
No, non ci sono tutti. Ok, un altro Yokomon. Hai tanta paura? Dai, scappa. Per ora il villaggio è al sicuro. Ok, mille grazie. Lui è stato veloce almeno. Allora, quanti ne mancano? Più che altro... Ok. Ecco, lì ce n'è uno. Vorrei solo controllare che non mi stia sfuggendo qualche compagno. Qui sono due. E di là c'è qualcosa? No, quella parte del villaggio non è raggiungibile, ok. Allora concludiamo questa cosa, così dovrebbe partire lo scontro con Mermon. Sora, questo Yokomon è ferito. Sto bene, posso ancora muovermi, è andato a salvare i miei amici. Va bene. Come si è ferito? Scappa adesso, mi hai salvato. Non ho fatto niente, ma... Ok. Un po' eccessivo questo Yokomon. Dovrebbe mancarne soltanto uno. Eccolo, qui. Sora, abbiamo trovato un altro Yokomon. Sbrigati, fuggi. Va bene. Ok. Sembra che aspettassero il nostro ordine. Ecco Mermon, che bello che è. Certo che l'ha fatto. Attacchi di fuoco contro Mermon. Beh, io non sono un chimico, ma... Non spegni il fuoco col fuoco. Ed ecco la nuova digievoluzione. Questa volta tocca a Biomon. Ah, dopo Gabumon e Agumon ci becchiamo il nostro terzo Digimon livello campione. A questo punto non dovremmo avere più problemi ad avere almeno un campione in squadra ogni volta. Oh, ecco Birdramon. Non sottovalutiamo Mermon. Certo, affrontarlo con un Digimon di fuoco ha poco senso, ma va bene così. Colpo d'ali fiammante, andiamo di Meteor Wing, che non gli fanno niente. Ah, ha un contraccolpo automatico. Ok. Intanto digievolviamo anche con Gabumon. Vediamo il turbine rovente cosa fa. Sì, ha un contrattacco automatico. Ok, anche i Digimon nemici allora cominciano... Oddio. Cominciano ad avere delle abilità speciali. Forse un colpo di fuoco non è l'ideale. Proviamo picchiata? Meglio, molto meglio. E riceve anche pochi danni. È Garurumon quello più esposto a questo giro. Capsula di recupero S. Aia. Allora, andiamo sempre di picchiata, che abbiamo visto funzionare bene. Ok.
Ai. Garurumon, il tuo soffio infuocato mi ha deluso. Forse un turbine rovente, scusate. Forse un Zanna gelida. Ah, spettacolare. E allora gli attacchi sono diversi. Però questo gioco non ti ha ancora spiegato questa cosa. Vediamo se non è stato un caso. No, e toglie molto più del turbine rovente. Ma picchiata e concludiamo lo scontro con Birdramon. No, invece no. Con Tentomon! Che vergogna! Che vergogna con due campioni in squadra e Tentomon a dare il colpo di grazia. E lui se la gode tantissimo conoscendo Tentomon. Ok, 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 tanti bei livelli in più. Gabumon guadagna un punto attacco, due difesa e un punto velocità. E 4 punti PT, ne ha tanto bisogno. Il turbine rovente è costosuccio in termini di punti tecnica. Agumon sale di livello, 2 punti attacco, 2 difesa e rimane lento come sempre. Non ci interessa. Palmon invece 2 punti attacco, 1 punto difesa e 1 punto velocità. E un attacco plus 3, non abbiamo neanche un 2. Wow, questo torna utile. Più 15 di attacco. Beh, potevate mostrarla questa scena, Vabbè, sì. Mancavano i soldi. E Meramon ha recuperato finalmente il senno. Beh, torna al lavoro, stanno dicendo quindi. E lui risponde: sì, signore. Beh, abbiamo salvato il villaggio degli Yokomon dall'attacco di Meramon e siamo incappati in qualcosa di nuovo, un ingranaggio nero che ha fatto impazzire un Digimon pacifico. Da dove viene? Bella domanda, chi lo sa? Suppongo che lo scopriremo continuando l'esplorazione dell'isola di File. La nostra prossima avventura ci porterà nella fabbrica. Ma prima di ciò abbiamo qualcosa da fare ancora nella savana meccanica. Dato che queste avventure opzionali seguono il leader dell'episodio precedente, le consideriamo un tutt'uno. E prima di chiudere l'episodio, sbrigheremo questa breve faccenda opzionale. Il Biomon Furioso. Ah. Come team lasciamo quello precedente, funzionava piuttosto bene. E vediamo cosa da raccontarci questo episodio secondario. Che succede? Sora, Biomon, da questa parte! Che cosa sta succedendo? Alcuni Yokomon hanno lasciato il villaggio alla ricerca delle digifragole, ma non sono ancora tornati. So dove trovare le digifragole, Sora. Andiamo insieme a cercare i Yokomon perduti? Certo, quanti sono gli Yokomon a non essere tornati?
1, 2, 3, 4, 5. 5 in tutto. Ricevuto. Va bene, andiamo a cercarli. Ok, quindi andremo a cercarli. Suppongo nel dungeon appena percorso, perché come si è capito il gioco non aveva sufficienti fondi per creare dungeon diversi per gli opzionali. No, Mushroomon, sta buono, accuccia. Non ti voglio far male, non... E che... Buono anche tu. Allora, staremo andando nella direzione giusta. Qui il percorso è chiuso. Era chiuso anche prima? Per adesso non vedo Yokumon. Non vorrei che stessimo sbagliando strada. Boh, sta buono. E tu soprattutto stai buono. No, vabbè, e allora... Oh, 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 oh. Ecco, c'è uno Yokumon. E una cassa che precedentemente si vede che avevo perso. Capsula di recupero, va bene. Evitiamo quel Numemon se possibile. Ma ciao! Sora, qui si possono raccogliere le digifragole. Ehi, qui è sepolto qualcosa. Dai, tira! Oh, che bella dormita. Stava dormendo sotto la sabbia. Come fai a dormire bene nella sabbia bollente? Mi sono addormentato mentre cercavo digifragole. Grazie, Sora e Biomon. Dobbiamo fare in fretta a trovare gli altri. Pare che ne restino solo 4. E abbiamo migliorato l'affinità con Itzy, suppongo, in base a non lo so. Ma va bene, ogni punto affinità che otteniamo in più fa molto comodo. Monochromon, tu fai il bravo, ecco, tesoruccio. Questo tanto non lo scriveremo, quindi gli andiamo incontro, va! Facciamo un altro po' di esperienza, che i prossimi scontri si prospettano belli tosti. Vai Garurumon! Turbine rovente. Concludiamo questo scontro in fretta. Fuoco magico. E Kuwagamon non è che un brutto ricordo. Mushroomon non ha molte speranze, temo. Ha avvelenato Tentomon però, brutto. Maleducato, ok. Vittoria. Niente livelli, ma va bene così. L'esperienza è sempre esperienza. E dai. No, 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 questo non lo accetto però, eh. Vabbè, è un Kuwagamon. Un altro po' di esperienza torna utile. Che cattiveria. Ok, attaccate tutti. Stavolta tocca a Birdramon. Colpo d'ali fiammante su tutti? Vai. Bel Meteor Wing, ok. Buono. Perfetto. Penso che userò lei quando devo far fuori tanti nemici. E colpo di grazia, come sempre, spetta a Tentomon. Ah, per poco Biomon non passava a livello 7. Oh, tanti bei oggettini. Perfetto. Ok, cerchiamo gli altri 4 Biomon. Questo dungeon non era molto lungo, quindi credo che non ci impiegheremo tanto tempo. Saranno tutti in questa seconda metà. Ok, oddio, procedere così è terribile. Eccone uno. Ce n'è uno anche qui, ne mancano 3 adesso. Ottimo lavoro, Sora. E con Joe siamo migliorati. Vabbè, suppongo che anche passare del tempo insieme aiuti a migliorare l'affinità fra delle persone, quindi diciamo che ci sta. E ogni punto affinità, come ho detto,
è una cosa positiva, non ci sputiamo sopra. Anche perché torneranno molto utili più in là. Ancora di più che per solo i dei semplici attacchi combinati. Ok, cosa abbiamo qui? Stiamo attenti, che procedere così attentoni è veramente, veramente, fastidioso. Ecco, e no, devo farli fuori. Qui non c'erano molte possibilità. Va bene, sono tre, sono due mushroom e un numero, ma non è niente di che, ce la facciamo rapidamente. Forse non serve neanche digievolvere, però lo farò per puro sfizio. No, non con Gabumon però. Risolveremo tutto con un Meteor Wing. Bravo. Senti fiero di te adesso? E tu? Ma educati. E vai. Così. Lo scontro è concluso? Completamente impari come sfida. E Biomon diventa un po' più forte. Due punti attacco, due punti difesa e un punto velocità. Va bene. Allora, e tu invece? Che hai da dire a tua discolpa? Eccone un altro, ne mancano due. Continua così, Sora. Grazie, TK. Certo che ignorando questi episodi secondari si perdono tantissimi punti affinità. È rischioso, tocca affrontarli subito tutti quando capita l'occasione. Attacco combinato. Mi aspettavo di meglio. Andiamo di un attacco semplice. E anche qui abbiamo vinto. Oh, che carino Biomon. Fra poco anche Tentomon dovrebbe salire di livello. Per essere ancora all'isola di File stiamo diventando molto forti. Qui niente. No, e dai, lasciami in pace. Non cerco rogne. Si era impallato contro il muro invisibile. Va bene, siamo meglio così. Qui qualcosa? No. E qui c'è un bel Monocromon. No, no, oggi non sono in vena di scontri. Con te però non posso fare altrimenti. Quanti Kuwagamon sull'isola? Mamma mia. Vabbè, risolviamo in fretta lo scontro con Garurumon. Turbine rovente. Chi attacchi? Biomon, ovviamente, quello più esposto. Vai di fuoco magico. Tanto sei debole agli attacchi di fuoco. Zanna gelida. E abbiamo vinto anche questo facile scontro. Tentomon a livello 8. Accidenti, è davvero il più potente. Un punto attacco e due punti di difesa. E slot di abilità aumentato finalmente. Ok. Questo è positivo. È comunque stato uno scontro a perdita perché non ci sono io comunque qui. Cuccia tu. Ecco, ne manca solo uno. Pensa un po' dov'eri. Forza, ne resta uno. Però non crescono digifragole più avanti. Non può essere, ne abbiamo trovati solo quattro. Ma se andiamo al di là della collina ci perderemo anche noi. Spero che l'ultimo Yokomon sia già tornato al villaggio. Forse c'è qualcos'altro, non è così semplice. No, qui era la fine dell'inizio del precedente livello. Quindi forse c'è qualcosa, in effetti. Maledizione! No, no, un Monocromo non ho voglia di affrontarlo. Ci stai. Neanche tu. È tu però.
Aia. No, dai, dai. Ok. Ok. Manca ancora uno Yokomon che non abbiamo trovato. Torniamo immediatamente al villaggio per vedere cosa è successo. Dovrebbe comparire fra poco. Recuperiamo un po'. Ok, abbiamo recuperato tutte le statistiche e adesso... E dai tu. Ok, li abbiamo schivati, ecco il villaggio. Tadaima. Na, oretachi ga sarashi ni itte iru aida ni... Che succede? È davvero arrabbiato, sembra avvolto quasi dal miasma nero. Beh, è forte, sì, ma... non credo sia più forte di Meramon. Vai di picchiata, vediamo come... Ha tanti HP quanti Meramon! Ah, miseria! È incazzato come una faina. Proviamo un attacco di ghiaccio. Non è male. Aia. Ok, un attacco di fuoco. Vediamo un po'. Non gli fa molto effetto, effettivamente. Attacco cinguettante. Aia. Non è particolarmente pericoloso. Però è parecchio resistente. No, la picchiata fa più danni. Andiamo di Zanna Gelida. Mamma mia, picchia come un indemoniato, ma che è? Non è che gli rimane molto da fare, però. Aia. Attacco picchiata è quello che fa più danni. Ok, manca poco. Andiamo di Zanna Gelida. Traumatizzato. Che bello Tentomon. Picchiata. E qui chiudiamo lo scontro. Se tutto va bene. No. Ancora no. Dai Tentomon, finisci tu. No, neanche tu. Tentomon, che delusione. Abbiamo vinto. E abbiamo ottenuto un livello da Gabumon. Due punti attacco, un punto difesa e un punto velocità. Va bene. È tornato Yokomon. Vi doneremo il tesoro tramandato in questo villaggio. Wow, grazie! È il nostro ringraziamento. Un disco di recupero M. Tutti ripristino 800 punti vita. Ah, ok, buono.
Mi dispiace tanto, ho mangiato un digipomodoro e mi sono agitato all'improvviso, non riuscivo più a controllarmi. Ma figlio mio, stai più attento, se quello è l'effetto di un pomodoro. Metteremo un avviso accanto ai digipomodori, così tutti sapranno che sono pericolosi da mangiare. Ma perché, ma non è mai successo prima d'ora? Ok, non facciamoci troppe domande. Beh, ora che la savana meccanica è finalmente al sicuro dai Meramon incazzati e dai digipomodori, possiamo continuare la nostra avventura nella prossima meta, ovvero la fabbrica, dove ho il vago sospetto che ci attenderà uno scontro molto molto più ostico di quello che abbiamo già affrontato oggi. Ovviamente è soltanto una mia impressione, ma chi può dirlo? Beh, direi che la puntata è durata anche troppo, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo episodio e vi saluto. Alla prossima!